In questo video risolviamo alcune equivalenze. Allora, intanto osservate quello che è già scritto. Io vi ho riportato l'elenco dei prefissi che abbiamo utilizzato: tera, giga, mega, chilo, etto, deca, l'unità, deci, centi, milli, micro, nano e pico. Vi ricordo che per passare da un prefisso all'altro si moltiplica per potenze di 10. In particolare, state attenti che quando utilizzate i prefissi più grandi e i prefissi più piccoli si va a passi di 1000 in 1000. Ad esempio, da mega a chilo si moltiplica per 10 alla 3. Poi invece da chilo ad etto, da etto a deca e così via si moltiplica per 10. Di nuovo, da milli a micro si moltiplica per 10, da micro a nano, scusate, si moltiplica per 1000, da micro a nano per 1000 e via così. Naturalmente, se si va da un prefisso più piccolo a uno più grande si divide per la stessa potenza di 10. Ad esempio, da micro a milli dividete per 1000, da milli a centi dividete per 10, da chilo a mega dividete di nuovo per 1000 e via così. Ricordatevi la struttura delle potenze di 10. 10 alla n significa un numero che è formato da 1 seguito da n zeri. Ad esempio, 10 alla 3, cioè 1000, è 1 e 3 zeri. 10 alla meno n invece significa 0,00001. Quanti zeri dovete mettere? N meno 1. Ad esempio, 10 alla meno 3 vuol dire 0,001. Ok. In generale, 10 alla meno n significa 1 diviso 10 alla n. Quindi 10 alla meno 5 vuol dire 1 diviso 10 alla 5. Qui con n intendiamo un numero naturale. 1, 2, 3, 4 e via così. Allora, proviamo a risolvere queste equivalenze. Io vi consiglio di fare così. Provate a farle per conto vostro e poi controllate se vi torna con la soluzione che adesso sviluppo. Allora iniziamo. 3,8 per 10 alla 11 picometri da trasformare in metri. Allora, il prefisso pico si trova qui e dobbiamo arrivare qui. Contiamo per cosa dobbiamo dividere. Allora, abbiamo 3 da pico a nano, 3, 3. 1, 1, 1. In tutto dobbiamo dividere per 10 alla 12. Quindi abbiamo 3,8 per 10 alla 11 diviso 10 alla 12. Proprietà delle potenze, 11 meno 12 fa meno 1, quindi questo vuol dire 3,8 per 10 alla meno 1, che vuol dire 0,38 metri. Ok, proviamo a fare il secondo. 1,5 per 10 alla meno 8 km da trasformare in micrometri. Chilo si trova qui, micro si trova qui. Allora dobbiamo moltiplicare per 10 alla 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 3, 9. Quindi dobbiamo fare 1,5 per 10 alla meno 8 e dobbiamo moltiplicarlo per 10 alla 9. 10 alla meno 8 per 10 alla 9 fa 10 alla più 1, 1,5 per 10 alla 1, 15. 15 micrometri. Andiamo avanti. 1252 microgrammi da trasformare in grammi. Micro si trova qui, l'unità si trova qui. Quindi dobbiamo fare diviso 10 alla 3, 4, 5, 6. Quindi è 1252 diviso 10 alla 6. Vi ricordo che dividere per 10 alla 6 significa spostare la virgola di 6 posti verso sinistra. Qui è come che la virgola fosse dopo l'ultima cifra quando non c'è. Potete pensare che questo sia 1252,0. Spostandola di 6 posti, quando l'avete spostata di 4 posti, siete qui a sinistra dell'1. Per fare gli altri due posti aggiungete due zeri. Quindi 0,00 1, 2, 5, 2 e via così. Grammi. Sempre mettere l'unità di misura. L'ultimo, da chilogrammi a centigrammi. Allora, chilo si trova qui, centi si trova qui. Quindi dobbiamo moltiplicare per 10 alla 1, 2, 3, 4, 5. Se moltiplichiamo per 10 alla 5, abbiamo 0,00082 per 10 alla 5. Vuol dire spostare di 5 posti la virgola verso destra, così il numero diventa più grande e otteniamo quindi 82 centigrammi. Di nuovo, io vi invito a fare queste cose per conto vostro prima di vedere la soluzione qui. Vi
Prossima volta faremo qualche esempio con unità di superficie e di volume, dove i fattori di conversione sono rispettivamente i quadrati e i cubi dei numeri che vedete qui.